Siano lodati Gesù e Maria. Questa 14ª domenica del tempo ordinario, come accennavo ieri sera, presenta fondamentalmente due grandi filoni di riflessione, diciamo delimitati e sottoscritti dalla prima e dalla seconda parte del Vangelo. Tra l'altro la prima parte del Vangelo è leggibile in sinossi la prima lettura, mentre la seconda con la seconda lettura. Ieri ci siamo occupati della prima, adesso in questa seconda omelia vorrei occuparmi del secondo aspetto, quello che comincia da quando Gesù esorta: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Vedremo di che fatica e oppressione si tratta e qual è il ristoro che Gesù dà alle anime, e conseguentemente siamo messi dinanzi ad una scelta personale irreversibile. Noi dobbiamo semplicemente decidere se andare da Gesù, prendere il suo gioco e trovare ristoro per le nostre anime, e se non l'abbiamo mai fatto, provare, perché può darsi anche non possiamo dare risultato che l'avessimo fatto, oppure se semplicemente stare lontani dal gioco di Gesù, ma stare sotto altri giochi che sono molto molto più pesanti, anche se apparentemente sembrano molto più leggeri. Teniamo sempre presente che la vita cristiana si gioca in questa grande polarità che insegnava San Francesco. Guardate, quello che non è cristiano sembra più bello, più divertente, più facile, più comodo e più tutto quello che fare. Tu lo fai e poi stai male. E attenzione, il malessere che vivi non te lo sai spiegare. Dici, da dove viene questa cosa? Perché si vive anche quando tutte le cose intorno più o meno vanno bene. È raro nella vita che tutto vada bene, ma qualche volta sì. Dici, ma com'è se tutto va bene? C'è il benessere, c'è la prosperità, c'è più o meno un po' di concordia, una bella casa, una bella famiglia. Sto male, punto interrogativo. E poi c'è invece quello che è cristiano, che sembra pesante, noioso, difficile, che comporta tante rinunce, tante cose. Tu a un certo punto, quando ti sei stufato di stare male, dici, ma fammi provare, soffriamo un po', poi dici che si sta meglio, non in paradiso ma qui, dici, accicchia, vero? Quindi uno sperimenta la vita delle parole che ha detto Gesù nel Vangelo: il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Cosa dice San Paolo nella seconda lettura? Tassativo, voi, sta parlando ai battezzati, non siete più, attenzione, sotto il dominio della carne, ma dello Spirito con la S maiuscola, cioè dello Spirito Santo. Dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi, e se qualcuno non c'è questo Spirito, non gli appartiene. Allora, fratelli, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo vivere secondo la carne, così conclude, o secondo lo Spirito? E dice, se vivete secondo la carne, voi morirete. Attenzione, morirete non vuol dire che andrete incontro a sorella morte corporale, perché se andate incontro a sorella morte corporale ce l'hanno tutti, ricordo. Non si tratta della morte fisica, si tratta della morte del cuore, e questo è un problema attuale, non da rimandare. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo e della carne, voi vivrete. Allora, lo scenario che si prospetta è molto semplice. Se vogliamo utilizzare un termine moderno, noi oggi andiamo su internet, no? Più o meno tutti quanti conosciamo internet. Cosa ci vuole per andare su internet? Ci vuole un modem, d'accordo? Un modem che si attacca alla rete, e attraverso quel modem noi siamo connessi alla rete, giusto? Se stacchi la rete, internet non ce l'hai più. Allora, la vita dell'uomo può essere già due capi di connessione. Facciamo finta che uno sta dalla parte del cuore e uno sta dall'altra parte. Allora, non è uno scherzo, eh? Capi. Questo si attacca al Padre Eterno e questo si attacca a qualcos'altro o a qualcun altro. Se si stacca questo, si attacca quest'altro. E se si stacca quest'altro, si attacca questo. San Paolo è tassativo. O voi vivete secondo la carne, o vivete secondo lo Spirito. Dice, no, io non voglio essere così drastico. Facciamo finta che io vivo senza pensare a tutte queste cose. Non si può, non
non c'è, capite? E gli antichi dicevano in logica terzo non dato, la terza possibilità non c'è, o qua o là. E che cosa sarebbe questa carne? Quali sono le opere della carne? Noi quando sentiamo la carne pensiamo subito, se ci pensiamo già sarebbe una cosa buona, perché oggi non ci si pensa più, pensiamo ai peccati di carne. Esistono peccati di carne, esiste la lussuria, ricordate il catechismo, i vizi capitali, e la gola, sono peccati di carne. La lussuria è più grave, la gola è meno grave, ma quando la Bibbia usa il termine vivere sotto il dominio della carne, non allude solo ai peccati impuri e carnali, anche se questi sono gravissimi e ci portano immediatamente lontani da Dio, ma allude all'uomo che vive in base, che cos'è la carne, d'accordo? Ecco, fa caldo oggi, giusto? Cosa reclama la carne quando fa caldo? Io pure ci metti da te, d'accordo? Io sento caldo e quindi ado sta meglio. Qual è il principio che opera nella mia carne? Io ado sta bene, quindi tutto quello che c'è è funzionalizzato a me, qualunque costo, quindi sono io il principio. D'accordo? Ecco. Che cos'è lo Spirito Santo? Che cos'è la vita secondo Dio? Chi è il principio primo delle mie azioni? Non è più io, è tu. Quali sono i tuoi precetti? Ricordare il catechismo della carità? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E il prossimo tuo come te stesso, queste due ami, d'accordo, che ti fanno alzare da terra, staccarti dalla carne, in un modo come ho detto, e volare verso il cielo. Quindi il principio non è più io, ma è tu. Questo determina un capovolgimento totale degli orizzonti di vita. Voi sapete che 10 giorni fa abbiamo festeggiato la festa di San Pietro e Paolo. Voi sapete San Pietro come si è fatto crocifiggere? A testa sotto. E sapete perché si è fatto crocifiggere a testa sotto? Prima perché si sentiva indegno di essere crocifisso a testa sopra, il nostro Signore è troppo come, ma c'è anche un significato nascosto, cioè la visione del mondo che abbiamo, che hanno i cristiani e hanno i non cristiani, non aggiungiamo altro, è agli antichi, cioè o è così o è così, o il principio della vita sono io o il principio della vita è tu, capito? E la vita è radicalmente differente. Allora io penso che se cerco di stare al meglio possibile, se cerco di curare i miei interessi, se cerco di passare al meglio possibile, di aggiustarmi a tutte le cose, che tutti mi vogliono bene, d'accordo, a me, non fa niente se non voglio bene agli altri, eccetera, eccetera. Se succedono tutte queste cose, io sto bene. Se mi prendo tutti i piaceri possibili di questo mondo, ma perché devo essere vicino al Signore? Perché? E se voglio questa cosa che male c'è? D'accordo? E se voglio questa. E se fa un caldo boia e io sono disposto a qualunque cosa, pur non senti caldo, che problema c'è? Il decoro, la modestia? E che me ne porto io sul caldo, non mi sta stufando? Va bene così? E poi c'è un'altra cosa, c'è un altro principio di azione. Proviamo a non mettere me stesso al centro, ma a cominciare a conoscere Dio, cominciare a amare di Dio, cominciare a dedicare del tempo a Dio, espropriarmi di me. Cominciare a confrontare quello che io penso, quello che io voglio, quello che Dio vuole, e se c'è qualcosa tra le cose che io faccio, tra quelle che Dio vuole, che vanno in contrasto, faccio un passo indietro io. Sono io a dire, vedo, questo non va bene, e faccio quello che Dio vuole, questo non va bene, e faccio quello che Dio vuole. Prova, a Gesù dice, se tu vivi secondo la carne, tu morirai. Morire non vuol dire che muori giovane, ma passerà la vita eternamente infelice, e i segni dell'infelicità sono molto molto chiari. Provate nel cuore, tu nel cuore profondamente stai in pace profonda. Ma cosa significa profonda? La pace profonda non sono chiacchiere, d'accordo? Quando uno la vive è inequivocabilmente una realtà. La pace profonda non ti viene, tu balla niente, esci fuori e arriva Caronte, sai che fai? Oh signore, è arrivato Caronte, bene, abbiamo un po' di caldo da offrire, finito, sudo, e pazienza, d'accordo, poi farò una bella voce nel discorso. Ebbene, scusate se faccio gli esempi di stretta attualità, ma non c'è Caronte, che c'è flagella, una bella croce, insomma, no? Capito?
La gioia non è qualcosa che noi possiamo simularla, perché se tu sei felice o non sei felice, basta che ti guardi allo specchio, d'accordo? O che qualcuno che ti ha incontrato guarda in faccia. Non è simulabile, perché come dice Gesù, gli occhi sono la gemma dell'anima. O sei felice o non sei felice. E se non sei felice, puoi stare tranquillo che tu non stai vivendo sotto il giogo di Gesù. Dici, ma come, sono andato a messa? Non basta andare a messa. Ho pregato? Non basta pregare. Alcuni farisei pregavano e andavano non a messa perché c'erano, ma andavano in sinagoga. Ma Gesù che gli ha fatto chiedere ai farisei? Gli era suonato tante volte, non basta. Perché conta quello che la nostra volontà ha deciso di voler essere. E questo noi lo decidiamo nel nostro rapporto personale con Dio. Io ho detto tante volte, neanche con il prete, neanche con il parroco, che è un'unità molto limitata, neanche con il confessore e neanche con il padre spirituale, perché io ti posso dire una cosa, d'accordo? Vi faccio subito un esempio, guarda fratello mio, questa cosa è peccato. Quando ti dico questa cosa è peccato, non è un giudizio sulla tua persona. È una luce che ti sto dando, perché se tu farai questa cosa, la rivelazione ci dice che tu starai male, anche se ti sembra di passare di essere tanto bene, di stare tanto bene. Ora, ma che te lo dico io? Tu dici, Donato capisce niente, questa cosa è peccato. Io non ce credo, io ce l'ho niente di male, capite? Questa nostra libertà rimane intatta di male, capite? E non bisogna certamente io, che sono un povero prete, di violarlo, di violentarlo. Mio compito è aiutarvi a stimolare la coscienza, perché poi nel segreto del vostro cuore, quando Don Leonardo non c'è, quando la messa è finita, tu ti metti davanti al Signore e dici, bene, è arrivata questa informazione, sarà vera o non sarà vera? Cosa mi dice nel profondo del mio cuore? Dobbiamo tutti quanti, vi prego di credermi, imparare ad ascoltare il profondo del nostro cuore, perché lì Dio ci parla. Non i nostri ragionamenti astrusi che appena sentiamo no, ci sta bene, cominciamo a fare obiezioni, ma no, non è vero, questo, l'altro. No. Datti una calmata e mettiti davanti a Gesù e senti quello che ti invimbo nel profondo del cuore. Siccome io lo so, e perdonatemi quello che potrebbe sembrare superbo, non lo è, che quando parlo da questa sede, io parlo in nome di Dio e le cose che dico sono la verità. Non perché le dico io, non sono cose mie, ma perché le ho imparate e le trasmetto, capite? Io sono certissimo che chiunque mi ascolta e voglia nel cuore essere sincero e fare quello che Dio vuole, alla fine mi ascolterà. Se non mi ascolta è perché non ascolta il suo cuore e perché in fondo non vuole aprirsi alla mano che Dio gli tende. E Dio cosa fa dinanzi a questo? Fa un passo indietro. Vuoi, figlio mio, condannarti a vivere una vita da derelitto, una vita da poveretto, una vita triste, una vita povera, una vita meschina che se poi dovesse allontanarsi tanto da me fino a diventare schiavo di Satana, ad aprire il tubo di connessione dell'altro lato, l'esito di questo, l'ho detto ieri, la morale non è riuscita a fare, ma è la dannazione, pensate quanto Dio rispetta la nostra libertà, vuoi fare questo? Io farò il possibile per aiutarti, io farò il possibile per... e farti riflettere, per farti pensare, per farti sentire amato, per convincerti che sto dalla parte tua. Ma se non mi vuoi, pace, capite? Ecco perché tu ti sei esorta, ti senti affaticato, ti senti oppresso, non ce la fai più, te lo dico io perché. Perché hai vissuto una vita non sotto il mio gioco, ma sotto il gioco della tua volontà. Cioè dire vivere secondo la carne, oppure dire vivere schiavi del mondo, oppure vivere schiavi del demonio, che è la stessa cosa, vuol dire soltanto una cosa. Che tu nella tua vita stai facendo quello che ti vale, quello che ti passa per la testa a te, quello che ti sembra giusto secondo le tue idee, d'accordo? Questo non ti porta bene, perché nella vita dobbiamo imparare a fare e confrontarci con quello che Gesù ci porta, con quello che la sua luce ci insegna, con quello che la sua volontà ci propone. Perché questo è un gioco, quindi sembra che dice, mi devo caricare di cose che mi vengono, ma è un gioco suave, leggero. Io posso dire qua, guardatemi, ve lo dico da sacerdote, ve lo dico da testimone, se vi sembro triste, poco allegro, non in pace o arrabbiato, non mi date retta, d'accordo? Ma io non sono così. Poi se dessi questa brutta impressione mi dispiace,
Perché quando si vive in comunione con Gesù, non dipende da me, non si è così, capito? Non lo si è. E ripeto, se lo sono ancora, c'è un problema di mancata connessione col server celeste. Perché dal server celeste il flusso dei dati è solo un flusso buono, d'accordo? Noi saremmo felici quando abbiamo fatto una scelta di campo e ci siamo connessi e in comunione con Dio, il peccato non c'entra più, non c'entra proprio. Cominciamo a esercitare bene la nostra libertà e diciamo: quale bene facciamo oggi? Facciamo un bene piccolo, un bene medio, un bene grosso o un bene super? Questa è la vita dei figli di Dio. E a seconda di quanto bene grosso o più piccolo faccio, sono più o meno felicissimo, felice, gioioso, contento. Ma sotto contento non si sceglie quando vive con Dio. Bene, noi siamo davanti a Gesù. Cose su cui abbiamo meditato, è chiaro che dobbiamo portarle nel nostro cuore e confrontarcene con Gesù. Ecco, Maria Santissima, quando pensiamo a Maria, pensiamo sempre alla donna felicissima per antonomasia, la Madonna ha completamente spalancato le saracinesche del cuore e ha dato carta bianca a Dio, non si è mossa, non ha fatto manco un passo che non fosse perfettamente conforme ai suoi voleri. Ed ecco perché la Madonna, certo, è stata anche adorata, tutto quello che vogliamo, ma la Madonna, prima di tutto questo, è l'immagine della creatura perfettamente felice, non solo perché adesso è assunta in cielo e glorificata, ma lo era anche sulla terra, perché la sua vita è stato un canto ininterrotto di amore e di gioia vissuti con Dio. Per me, non è un'esclusiva sua, è donata a tutti noi, nella misura in cui accogliamo senza remore l'offerta di salvezza di Gesù, ci lasciamo rivestire dal suo gioco, impariamo dalla sua mitezza e umiltà, incarnando il suo stile e trovando ristoro per le nostre anime. Siamo dati Gesù e Maria. Orrendo.